Che occasione che abbiamo con Manuel e Francesco oggi di guidare tre M3-46 SMG manuale e addirittura una di queste è cabrio. L'hamburger si scalda più velocemente sul microonde, no? Però sulla brace che sta... È vero! Bravo, e questa... Questa è la brace! Questa è la brace! E a proposito di brace, qui di carne sul fuoco ne metteremo molta oggi. Ma cosa c'è di meglio di guidare un M3-46? Guidarne due, anzi tre, coupé, cabrio manuale e quell'argento, la più cattiva delle tre. Oggi sviscereremo in lungo e largo questa macchina e vi sveleremo il perché, secondo noi, l'M3-46 è la più completa ed emozionante di tutte le auto della divisione M. Dopo lei, la E92 e la M5E60, la divisione M ha prodotto solo rottami per risvoltinati. Ma quanti di voi hanno realmente guidato una M3-46? Scrivetecelo qui sotto nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. Prima di iniziare la visione, un ringraziamento speciale va a Mafra Maniac Line per aver sponsorizzato questo video. Ragazzi, prima di portare le M3 su strada, vi presento lo sponsor di questo video, Maniac Line, con il nuovo prodotto Waterless Wash. Tra le strade di montagna le auto si sporcano moltissimo, non abbiamo l'ausilio dell'acqua e quindi utilizzeremo diluito 5-1 il nostro prodotto Waterless Wash. Mi raccomando di spruzzare il prodotto abbondantemente sulla parte che andiamo a pulire e con un panno in microfibra perfettamente pulito, più che uno utilizzatene due, tre, quattro, vi spiego perché. Perché una volta applicato sulla superficie verrà fatto un'azione di swipe che lungo il suo percorso verrà, il panno verrà leggermente alzato, vi mostro come. Mentre si swipa, passatemi il termine, va alzato in questo modo, in modo da portare via lo sporco. Non fate movimenti circolari, fate movimenti dritti come questo, andando ad alzare il panno. Poi il panno verrà girato dal lato pulito e verrà rifatto lo stesso identico movimento andando a levare lo sporco in movimenti non circolari, movimenti verticali. Metti il caso che sei a un raduno e vuoi scattare una foto da postare sui social, la macchina deve essere perfettamente pulita. Allora, qui sotto in descrizione ti lascio un link per accedere al Mafra Shop dove potrai acquistare il prodotto. Era il 2001, ragazzi, stavo venendo qua, andavo a snowboardare e stavo dentro un 850, la Volvo, una macchina che al tempo camminava un botto. Stavamo a 200 all'ora e ho detto cazzo, si vola, e sento ed era gialla. Dico al mio amico che guidava l'8,50, ma che cos'era? Mi fa, Matteo, quella è l'M3-46. Era appena uscita quella macchina. Io da quel giorno ci sono rimasto sotto perché a 200 all'ora ti passa in curva sto missile giallo con un culo bello allargato, quattro scarichi. Io sono entrato da quel giorno in fissa. Altro che déjà vu della Clio. Ragazzi, questo è il déjà vu di Matteo. Avevo 29 anni quando ho comprato la M3-46. Mi sono innamorato nel momento in cui ci ho appoggiato le chiappe sopra. È stato un fulmine. È stata, come dicono gli americani, it's a crash. Non ho mai smesso di pensarla. L'ho parcheggiata e di notte non dormivo, ero lì che la guardavo dalla finestra, avevo paura che qualcuno me la potesse rubare, me la potesse portar via. Che ne pensi, Manuel, di queste macchine? Secondo me non potete dire che vi trattiamo male, però prima di passare all'M3, sicuramente i fan di Volvo vogliono sapere, l'8,50 era T5 o no? Certo, ecco. Quello tocca specificare. Sì, perché comunque spingeva di brutto. Francesco, tra l'altro, si è appena comprato un M3-46. Sarà stato il fatto che ti ho fatto una testa così per anni? Assolutamente sì, me lo dici in continuazione, la macchina più bella che ho avuto, me la devo ricomprare, me la sono comprata io. La mia però è SMG2, ma devo dire che in realtà mi piace questo cambio, non è malaccio. Questo è un SMG2, cambio robotizzato, di cui tanti non parlano benissimo, ma in realtà per quelle che sono le mie esperienze lo trovo funzionale, considerando anche che è uscito nel 2001, quindi insomma 22 anni fa, parliamo di una tecnologia che non era così scontata all'epoca, anzi. Certo, la manuale forse ha qualcosa in più. 6 marce, il cambio manuale della BMW è qualcosa di abbastanza indescrivibile. Solo chi guida le BMW, soprattutto le vecchie E30, E36, E46,
ha questo feeling di guida, è facilmente riconoscibile, a occhi chiusi sai che stai guidando un cambio manuale della BMW. Però l'SMG2 quando vai di corsa funziona. Sì, c'ha carattere comunque, perché veramente le botte che dà è unico, dopo lo spiegheremo ragazzi. Perché insisto tanto su questa macchina, anche su con le generazioni dopo la mia, dai, diciamo così? Perché racchiude un'ignoranza incredibile, un 6 cilindri in linea che fa spavento fino a 8000 giri quasi, e poi quella signorilità, quell'eleganza, quel comfort abbinato a una carrozzeria molto muscolosa. Che ne dici? Esteticamente l'M3 è sbalorditiva, cioè la vedi con questi allargamenti, queste prese d'aria laterali che servono appunto per raffreddare il motore, non è solo quelle prese d'aria finte che troviamo oggi sulle macchine. Qui tutto è funzionale per rendere la macchina un capolavoro di ingegneria. Infatti, anche a distanza di 20 anni, questa è un'icona. Sì, no, cioè, questa non gli è passato un anno, perché esteticamente è incredibile. E poi, motore, l'ultimo 6 cilindri aspirato che suona da Dio. Trazione posteriore, differenziato, bloccante... da spavento. Sì, sì, vogliamo di più. Di serie, poi tutto di serie. Non manca nulla. E guarda quel power dome lì che accoglie comunque il motore. Tra l'altro nella versione successiva, la V8 aspirata, il power dome era ancora più bombato. Le branchiette dello squalo con scritto M3 rispetto alla serie 3 standard, sì. Che poi l'hanno fatta anche lì 3000. Questa non è molto più allargata, non è tanto più cattiva esteticamente, ci devi far caso all'inizio, però nel complesso poi anche da 300 metri la riconosci immediatamente. Chiaro. Cerchio da 19 diamantato nel caso delle due blu, mentre qui c'è un BBS. Se si può aprire una parentesi, certo, la più cattiva tra le tre è proprio la grigia. Perché? Il cambio innanzitutto è mappato CSL. Ah, Gianluca fa le mappe, questo è un cambio che quando scali fa tira su, fa il rev match. È da fazzoletti in macchina. Manuale non l'ho provata, ma sicuramente questo non è un cambio da criticare. Uno, perché la modalità di guida praticamente fa quello che volete voi, nel senso, volete un cambio un pochino più tranquillo? Mettete una tacchetta e il cambio è tranquillo. Volete un calcio sulla schiena che vi ammazza? Perfetto, mettete 5 tacchette e il cambio fa semplicemente quello che fareste voi con un cambio manuale. Volete quelle cambiate grezze ignoranti? Semplice. Ispirazione. Replica CSL, è un barilotto, dopo lo vediamo che fa paura. Le 6 farfalle attaccate lì in carbonio, ragazzi, è qualcosa di... T'ho sentito. Mi hai sentito? Durante l'intro del video, quando hai tirato via una marcia... Scarico tutto diretto. No, beh, se c'hai la faccia veramente... Io sono felicissimo. Compiaciuta. Sai che mi mangio veramente le mani? Perché te la sei venuta, tra l'altro con pochi chilometri. Con 60.000 chilometri e cambio manuale, io ho avuto il coraggio di vendere sta macchina. Ero molto più giovane e non me la potevo mantenere, ragazzi, perché poi il bollo e il superbollo, ancora il superbollo lo pagavo in pieno. Certo. Quindi era diventata una roba tipo 10.000 euro, parliamo di 15 anni fa, per mantenere questa macchina all'anno. Una roba insostenibile. Adesso sono oasi. Adesso sono oasi e... Quindi è giunto il momento di ricomprarcela. Sì, ma io se dovessi ricomprarla la prenderei cabrio, perché secondo me ha una linea per un boomer come me, più figa, più signorile, mentre voi vi vedo sulle coupé. Assolutamente. Infatti, sì. Infatti dopo io guido questa. Va bene. La versione cabrio che sto guidando, a mio parere, è la più bella. È vero, aumenta un po' il peso, infatti prima parlavo di 1540 kg, ma per la versione coupé di questa credo ci sia un aumento di circa 100 kg. Ma vi posso assicurare che con un motore che spinge così a 7900 giri non si sente la differenza. E poi questa è una macchina che, come potete vedere, sto guidando per il puro piacere di guida, non per fare le cronoscalate o per andare in pista. È una macchina così bella che anche forzarla un po'
fa male al cuore, nel senso, per carità, mi conoscete, cambio manuale e giù tutto, ma in questo caso con questa macchina non mi sento di avere quell'atteggiamento nei suoi confronti, perlomeno nelle prime curve, perché ripeto, questa è una macchina alla quale bisogna dare moltissimo rispetto fin quando non si conosce. Riagganciandoci all'estetica, in realtà questa è la prima M3 che si discostava parecchio dalle versioni meno sportive, diciamo. Infatti è la prima M3 che monta 4 scarichi, gli allargamenti sui parafanghi, le branchie con la scritta M, tutte una serie di cose che fanno sì che, come appunto dicevi prima, da lontano è riconoscibilissima, sì, una sì. Linea che non puoi sbagliarti. La macchina è comoda, allo stesso tempo è performante, allo stesso tempo è bellissima. Io la preferisco nettamente alla Cabrio che sta guidando Matteo, ma so che appunto, come il buon Matteo, c'è gente che invece la vuole proprio così. C'è chi dice che questa è una macchina che tenta di ucciderti ogni volta che la guidi, c'è chi dice che questo è un cambio che fa schifo perché non è perfetto. No, però considerando che è uscito nel 2001, io... Sì, no, infatti è proprio quel carisma, quell'identità forte che ha questo cambio che rende un SMG2 piacevole da guidare, anche quando dici, sai, voglio comprare questa macchina, ma se non ha il cambio manuale conviene fare questo investimento? Certo. Secondo me nell'M3 sì. Come hai fatto tu, l'hai presa così? Perché ci sono alcune macchine con il cambio automatico che fa veramente pietà. Lo vogliamo ricordare un attimino? Certo. Il periodo più o meno dell'M3, in Italia nascevano auto molto più blasonate, ad esempio le Maserati. Oh. Ricordiamo che il cambio SMG è un manuale con un robottino, diciamo in maniera molto spicciola, certo, che cambia le marce per voi. Questo non è un automatico, non è un cambio automatico, è un cambio manuale con questi aiuti elettroattuati. Esatto. Infatti, quando si cambia marcia, è sempre bene alzare un pochino il piede della frizione per non stressare chissà quanto quest'ultima. Però comunque a distanza di 20 anni questo è ancora un cambio che qualcosa può dire. E sì, non ha dato chissà quanti problemi. Ragazzi, io conoscevo una persona che aveva il Maserati, era il 3002 GT, con il cambio Select Speed della Fiat, l'ha dovuta dare via. Sì. Un altro era con la Stilo Abarth, il 2020 valvole aspirato. Select Speed, ragazzi, non c'è stato nulla da fare. Lì, sulla Stilo, alla fine, levavi quello, mettevi il manuale, potevi salvare la macchina. Non era omologato, però almeno ci andavi in giro. Questo secondo me per gli elettroattuati è uno dei migliori. Sì. Questo è quello che penso. E poi ripeto, in modalità coltello tra i denti, nel momento in cui scali una marcia, quella salita di giri è quel brivido, quell'emozione di guida in più che non deve assolutamente mancare. Assolutamente. Abbiamo visto anche i cambi di nuova generazione, sì, per molto performanti, velocissimi nella cambiata, ma nel momento in cui vai a scalare arriva meno quell'emozione. Sono senza anima. Non parliamo ovviamente dei doppia frizione tipo Porsche GT3. Certo. Ok. Però sai, anche guidando l'ultima M2 non ho avuto quel piacere di guida nella scalata. Io poi rimango molto terra terra in queste cose, ma ho bisogno di sentire. Che poi Matteo, questa anche nel periodo storico dove si posiziona è un gioiello di ingegneria. Qui sono soluzioni tecniche. Metti caso anche il differenziale, che ha, penso, un'ingegneria, una tecnica pazzesca. Però, benché da una parte ci sono cervelloni che l'hanno fatta, c'è anche la controparte, che è una macchina ignorante. Sì. Quando scali, no? Queste valvole che si aprono e fanno quel suono caratteristico. La divisione M di qualche anno fa era veramente una divisione di gente che aveva, secondo me, qualcosa da dire, soprattutto perché c'erano meno restrizioni. Ora sono costretti gli ingegneri in qualche modo a tarpare, diciamo così, le ali dei progetti molto più spinti, ma ecco, la macchina poi va venduta ad un pubblico che la usa principalmente per strada. Quindi sai, si scende molto a compromesso ultimamente. Sono più veloci, più raffinate. Però il gusto che danno queste... Il suono del motore è un ringhio, è metallico, è cattivo e allo stesso tempo è rotondo ed è giusto. È quello che ci deve essere in tutte le macchine che purtroppo con l'era moderna stiamo perdendo.
Cioè, ragazzi, io spero che dal video si senta come canta questa macchina, perché è la perfezione. Con questo scarico. E poi su TikTok c'era uno che diceva, tra l'altro, l'hamburger si scalda più velocemente su un microonde, no? Però sulla brace che stava... è vero, bravo, è vero, bravo. Questa è la brace. Questa è la brace. È un'auto non per tutti, ma che dovrebbero guidare tutti. È il connubio perfetto tra sportività, eleganza, comodità e signorilità, perché ragazzi, questa è un'auto da signori. Ti ricordi quando anni fa ti dissi, fra, guarda che anche quando metti la freccia c'è un lusso al tatto, quando tocchi il pomello del cambio? Eravamo sulle 92 quando me l'hai detto. Quando attivi quel tasto sport che c'hai una risposta al pedale dell'acceleratore più rapida, quando tiri giù il finestrino, addirittura in questo caso quando la scappotti, il sedile regolabile, lo puoi scaldare, le memorie del sedile. Questa è una macchina che, se vuoi fare un viaggio, sei veramente un signore. Sì, unisce comodità a sportività, però diciamo che la comodità arriva a quel limite che ancora ti emoziona, perché anche adesso abbiamo, come abbiamo detto, macchine sportive super performanti, super veloci, super comode, però poi le porti, scendi e manca qualcosa, manca. Sono troppo filtrate. Dai, manca il sudore delle mani. Infatti su questi volanti, se ci fai caso, uno è stato rifoderato per forza. Evidentemente chi la guidava ci andava forte. Si emozionava troppo. Un'altra cosa che mi fa impazzire è il motore, signori miei. Con il tasto sport inserito, l'auto è veramente molto violenta. Cambia innanzitutto la sensazione sul volante, che è molto più diretto. Qui stiamo parlando di un idroguida, l'elettroguida lasciamo alle auto odierne. Cambia il feedback del pedale, perché questo è un drive by wire, quindi non ha la corda. E le farfalle, le sei farfalle di questo S54, beh, cantano a meraviglia. Per l'epoca il motore era comunque tecnicamente molto molto avanzato, infatti qui abbiamo il famosissimo doppio Vanos, sì, che praticamente era una doppia fasatura variabile che faceva sì che si potesse utilizzare il motore a qualsiasi tipo di regime al massimo della sua potenza. Quindi a bassi regimi le valvole si aprivano in ritardo, in modo tale che il motore fosse più rotondo e soprattutto che avesse più prontezza. Quindi quando si andava a premere sul pedale del gas avevamo già una buona cavalleria. A medi regimi le valvole invece al contrario si aprivano in anticipo, in modo tale da avere la coppia massima, e infine ad alti regimi, quando volevamo farlo proprio gridare, ritornavano ad aprirsi in ritardo, e addirittura questo faceva sì che potesse andare a riciclare, diciamo, i vapori olio, e quindi andava a far sì che tutta quanta la componentistica termica del motore lavorasse al meglio. Consideriamo che questa è una macchina che è uscita nel 2000. Cioè, nel 2000 noi italiani che cosa avevamo? La 360, le Ferrari 360, quindi possiamo parlare di una macchina che è un'altra categoria rispetto a questa, costava il doppio se non sbaglio, che poteva accostarsi a questo tipo di sportività. Il famoso doppio Vanos si fa sentire, infatti a qualsiasi regime di giri il motore è sempre pronto, e questo fa sì che in fase di guida sia un po' più concitate che magari, ecco, più tranquille nel traffico o semplicemente da passeggiata, la macchina è sempre pronta e dà sempre il meglio di sé. E questo assolutamente è un capolavoro di BMW che apprezzo moltissimo. Sì, sì, ma poi questo tipo di erogazione, ragazzi, 7900 giri sono tanti. 143 cavalli a 7900 giri. 107 cavalli litro. 107 cavalli solo litro. Solo Honda la superava con l'S2000. Senza turbo è un motore, dai, veramente indistruttibile. Io ho visto video su video, ho parlato con tanti appassionati che hanno avuto il piacere di possederla, che la scannavano dalla mattina alla sera. Comunque, questo motore veramente robusto. Io a 29 anni la comprai,
e ne trovai una a 90.000 km. Parlando con mio padre, sai, ero ancora ragazzo, senti, che dici? Mi aiuti, mi dai qualche soldo? Certo. La voglio comprare. Lui mi disse, no, 90.000 chilometri, stai scherzando, sono tantissime. Mi convinse quasi. Poi parlai con uno dei proprietari e mi disse, questa a 90.000 chilometri sta ancora facendo il rodaggio. E infatti, voglio dire, no, ci sono esemplari a 200.000 chilometri che volano. Questa di terza a 8.000 giri deve fare i 165 km orari, Se li fa, è buona. Segnale, Come no? Però, allora, devi dare tutto gas al limitatore e fai 165 al limitatore di terza, altrimenti fai 160 all'ora, ma lì è il piede che non va. Il problema sta a monte. Che poi, amici miei, ci siamo scordati di dire una cosa molto importante. Questa macchina non è preparata solo di assetto, motore e freni, che dopo andremo a provare in discesa. Gianluca ha anche cambiato la coppia conica, infatti qui mi riallaccio al discorso di Matteo, che questa in terza non fa 165 con il pedale a martello, fa un pochino di meno, però ha una rabbia con queste marce così corte. E la velocità massima ci arriva a fondo scala? Sì, fa 300. 300 orari di auto. Quando arrivi, no? Curvetta stretta, metti la prima, senti, dici che hai rotto qualcosa? No, quello è il differenziale. Quella è l'ignoranza. Te ne sai qualcosa, eh? Io capii qualcosa in questo differenziale quando un mio amico, Yuri Pambuffetti, disse, quando metti la M3 con una ruota sull'erba e una sull'asfalto, lascia il segno sull'asfalto e l'erba l'appiattisce e basta, non è che la ari. Certo. Questo è perché il differenziale autobloccante di questa macchina è a slittamento variabile. Invece di bloccare appunto l'asse, come fanno i classici differenziali autobloccanti, qui c'è una pompa che gestisce, diciamo, le due ruote. Quando una sgomma più dell'altra, questo differenziale ha una pompa integrata e sfrutta questa pressione per dare, è un differenziale con le lamelle, per dare piena potenza attraverso appunto queste lamelle alla ruota che ha più grip. E questa è la cosa incredibile. Certo. Riallacciandoci al tuo discorso, è una macchina del 2000. Esatto. Le 36 bloccava il 25% e anche questa, però entrambe. Quindi veniva il solco sia sull'asfalto che sull'erba. E quindi dove non c'è aderenza c'è pattinamento. Assolutamente sì. Qui no. Qui c'è anche un'intelligenza oltre assolutamente a un discorso meccanico. Gestito anche dall'elettronica, che esatto, comunque c'è. Certo, quello intendevo. I controlli si possono disinserire, sì, parzialmente, totalmente. Totalmente. Su un misto stretto come questa strada che faremo dopo, attenzione, perché ha una tendenza sovrasterzante molto importante. Certo. Su un circuito molto veloce, quarta piena, quinta piena, tipo un Nürburgring, sì, so che tu ci vai ogni anno, invece una macchina che la lasci scorrere e fa una percorrenza curva molto importante, molto veloce. È merito anche dei pneumatici che monta, perché questa di serie usciva con i posteriori 2,55, quindi insomma sì, parliamo sì, di... Sì, sì, che oggi non sono più queste gomme così larghe, ma al tempo erano... C'aveva una bella impronta a terra, soprattutto perché scarichi 343 cavalli, esatto, su due ruote posteriori, che ripeto, ha controlli elettronici disinseriti, comincia a essere una macchina non facile da guidare. Lo sterzo è estremamente bello, molto progressivo, tanto quanto è elastico il motore. L'erogazione, io rimasi sconvolto la prima volta che la provai, come dicevi te, il discorso che facevi prima, è un motore pronto e dai bassi regimi, 2-3.000 giri fino agli 8, se ci pensi è tanta la corsa che fa, l'elasticità. Ed è una sensazione che avverti, perché la senti sulla schiena, sul sedile, nonostante sia così filtrata, perché è una macchina comoda, elegante, però è quel filtrato vecchia scuola che trasmette tantissime emozioni, ed è per questo io mi sono innamorato della M3 e 46, perché ci hai fatto caso, di prima dai gas, la porti un po' su di giri, lasci e senti ringhia, vibra, evviva ragazzi, evviva, è una macchina da brivido, oltre ad essere esteticamente un disegno perfetto, anche oggi. Assolutamente sì. Mamma mia ragazzi, poi come sali un po' di giri cominci a capire qual è il vero potenziale della macchina. I freni sono stock su questo particolare esemplare, che vengono considerati come freni di burro.
per cui il proprietario, nonostante questi dischi siano ancora messi bene, il futuro proprietario dovrà, secondo me, cambiarli, ecco, ma magari mettendo un impianto a 4 o 6 pompanti con un disco un pochino più resistente di quello che pensò la divisione M nel 2000, quando venne progettata e prodotta questa bellissima macchina senza tempo. Qui abbiamo risolto questo problema con 6 pompanti Brembo e dischi sempre di un M3, ma del modello successivo, del 92. Enormi, forati. E tu chi saresti? Scusa, io non ti conosco mica a te. Angarone nazionale. Perché fa freddo, ma io volevo venire lo stesso. Vieni, Manu. Scusa, ma io dovevo mettere la felpa nera, oggi l'ho messa celeste. Perché tu ti devi distinguere oggi con quella bella macchina che guidi, giusto così. Ragazzi, lanceremo anche l'e-commerce, felpe, magliette, cappellini. Il nostro angarone nazionale, che ti facciamo tutti i complimenti per come stai lavorando sulle moto sul canale. E per oggi non te le facciamo guidare le M3. Passeggero se vuoi. Piccola curiosità, sempre riguardo l'estetica. Questa è un M3 che hanno, la prima M3 che hanno fatto non quattro porte, perché hanno notato che con l'E36, che comunque già di suo non era particolarmente, diciamo, differente esteticamente rispetto a quella non sportiva, la quattro porte non aveva avuto grande appeal tra il pubblico. Vero. Quindi hanno deciso di farla o coupé o cabrio. Io personalmente sai benissimo che coupé. Amo la coupé. Però secondo me hanno azzeccato anche in questa scelta. Sì. Parliamo dell'estetica. La cabrio l'adoro, mi fa impazzire, è elegante, la trovo veramente seducente. Sai che gli interni della cabrio, soprattutto i sedili, sono diversi da quelli della coupé? Non lo sapevo. Negli anni le automobili sono cambiate, soprattutto di dimensioni, ma c'è sempre stata, diciamo, una certa cura nell'estetica. Mentre negli interni, ragazzi, e qui vorrei chiamare il nostro carissimo amico Antonio Gargiullo, con il quale ieri abbiamo fatto un discorso. Vero, è successo, vero, ragazzi, vero, qualcosa di incomprensibile. Cioè, scusa che butto il cappello. Che... Hai notato che le vecchie Z3, la Z3M, la serie 5, le 39, la BMW M3 e 46 erano tutte diverse tra loro. All'interno. All'interno. C'erano delle caratteristiche che uno, se si fissava, ci passava le ore intere lì. Che è successo negli anni? C'era una grande ricercatezza anche appunto nei dettagli interni, ma non solo all'interno di diverse marche, ma anche all'interno della stessa casa costruttrice, certo, come dicevi tu. Ne parlavamo ieri, abbiamo notato che, bisogna dirlo, c'è un impoverimento generale degli interni che segue logiche di costruzione aziendale che possiamo anche comprendere, però per noi appassionati sono una tristezza infinita, no? Se pensi che ci sono delle macchine che oggi costano dai 40 ai 60, anche 70 mila euro, che hanno gli stessi identici particolari e pezzi plastiche che trovi nell'utilitaria che può avere il tuo vicino di casa, perché la marca è la stessa, il gruppo è lo stesso e le plastiche degli interni sono le stesse. Un'altra cosa che ho notato in molte macchine, anche di altissima fascia, e quanto siano peggiorate soprattutto nei dettagli che uno non vede, in basso, dietro i sedili, nel vano portaoggetti, sotto nel baule, moquette, dietro, è vero, sono peggiorate tantissimo, ma parliamo di macchine che costano tanto, che poi secondo me non hanno capito, o forse è veramente il fatto che c'è meno richiesta da parte del pubblico, che se tu fai una cosa bella, la vendi, il bello vende sempre. Assolutamente. Dovremmo tornare su progetti nei quali, ok, spendo molto, però ho quella qualità in più, e ormai sono rimaste veramente poche, cioè le macchine così sono di fascia altissima. Sì, sì, ma sopra i 100.000. Solo in pochi si possono permettere, mentre questa qui era un'auto che ora non ricordo quanto costasse quando uscì. 60.000. Da nuova. 60.000 da nuova, che comunque se che pensiamo poi, a quello attenzione, che attenzione. Cioè. No, non è insomma, non è male come prezzo. Era un buon prezzo, era un prezzo abbastanza abbordabile. Ma sai che tanti amici miei, con cui ancora oggi giro in pista in moto, all'epoca avevano l'M3 E46, questa macchina qua, quindi era una macchina da appassionato normale, no, un ragazzo come te se la poteva permettere. Che l'ho venduta, appunto. Poi il superbollo, le varie leggi ti hanno costretto a dire, sai che forse è meglio se la vendo. È vero che col senno di poi l'avessi tenuta, oggi sì, il valore era raddoppiato, è vero, però comunque sia per mantenerla a livello di costi erano
la spesa è importante, forse andavi a spendere gli stessi soldi, forse. Sai, Anto, che a me se i valori raddoppiano delle auto che posseggo cambia poco, perché tanto se le posseggo vuol dire che non le venderò mai perché le ho scelte. Ti capisco. Questo è il discorso che faccio con la Subaru, con le macchine anche da povero, tipo la Mini, che abbiamo guidato poco fa, siamo scesi giù, che va come un aereo, le 3M3, qui dietro facevano fatica a starci dietro, forse perché alzavo i sassi e non si volevano rovinare la carrozzeria. No, scherzo, dai, a parte quello, macchine che costano poco, che costano molto, l'importante è che comunichino, qualcosa al proprietario. Questa M3 è una macchina che lo fa, lo ha sempre fatto, secondo me era di un segmento altissimo, ma era anche molto sportiva e pensata pure per un pubblico di giovani, sì, perché era cattiva, era cafona. C'è da dire anche che una volta gli standard degli acquirenti erano più alti di adesso, eh? Adesso se tu prendi la persona normale, che gliene frega del dettaglio? Loro vogliono soltanto un bel infotainment enorme in mezzo. E i LED cambiano colore? No, perché i LED cambiano colore anche qui. L'importante, però, ragazzi, che quando il cinese sotto casa li vende a 2 euro. Sì, ma poi quando apri la portiera, se non mi fai un bel fascio luminoso col logo della compagnia che vende l'auto, allora non si può uscire. Ma chi sei? Ragazzi, queste sono puttanate, vi prego, anche voi giovani, cioè, attenzione. Va bene tutto, va bene il LED, va bene l'infotainment, però poi quando la guidi deve trasmettere. Ma insomma, dentro a questa macchina credo che chiunque si senta diverso, si senta veramente al centro di un progetto della divisione M di Monaco di Baviera che ha fatto la storia. Questa macchina è diventata un classico immediatamente. Per quello che la Hyundai 20N ci è piaciuta, tra le segmento B a 30.000 euro, macchine sportive che per carità poi la guardi, non, cioè i coreani non ci possono insegnare l'estetica a noi perché è un po' brutta. E qui vabbè, stiamo scendendo un po' nel trash questa, ma guidarla trasmette, dai. Lo dico ora o lo dico dopo? Sì. Lo dico ora? Sì. La BMW M3 46 Cabrio è la M3 più bella di sempre. Certo, c'ha ragione. L'hai visto questa? Ragazzi, allora, cioè voi non capite un cazzo. Certo. Cioè, guarda che cos'è. Ma di che stiamo parlando? Cioè, anche a livello di performance è molto meglio. A parte che argento non si può guardare. Ma non è vero, è molto invece più bella. Valorizza tutte le linee. Grigio è più bella. Questa è una burinata con questi cerchi così. Ma che dici, dai? Ma vuoi mettere col Cabrio? Guarda che eleganza, che stile. Ma sì, ti porto in Costa Smeralda, con quella siamo due signori. Ma sei la figlia, voi siete ancora giovanotti, vi piacciono le macchine da bulli, a noi invece ci piacciono le macchine da boomer. Oh, signore, la stessa macchina. Scherziamo, allora. Scherziamo, ragazzi. Però questo momento alla Top Gear ci è piaciuto, dai. Per la coupé. Assolutamente sì. Perché la coupé? Perché guarda quanto è porno. Cioè, guarda che macchina. È vero. Poi grigia così, bella. Così là. Sì, però già che i cerchi non sono originali, a me non. Vabbè, non c'è questa, c'è i cerchi originali. Sei scusa, contento? Cerchio A19 diamantato. Sai se li vai a comprare in BMW nuovi quanto non ti costa? No, la questi? Mia, c'hai cerchio di devi fare un mutuo. Guarda che eleganza, che stile. Andiamo in Costa Smeralda, io e te, caro mio. Quei capelli tra il vento. Perché sono rimasti. Vabbè, però almeno c'è la sensazione che si muovono, li senti. Cioè, capisci che è un'altra roba. Tu fai... Vuoi mettere? Cosa? Una coupé. Vabbè, in perché, tutto, in qualsiasi perché cosa, è più rigida, linea, pesa profilo, di meno. Quando la vedi lontano parcheggiata, vedi che c'è un profilo lì, gli manca qualcosa, pare una Jacuzzi con le ruote. Infatti, guarda, come è la vasca da bagno? Ma tutte le coupé, ma è una cosa stupenda. Questa è l'unica macchina Cabrio che è aperta, ancora più bella che quando è chiusa. Chi è? Provateci due tipe che facciamo anche la Jacuzzi. Vogliamo fare una cosa? Io e Tony andiamo in giro con questa e a fine serata chi rimorchia di più vince. Va bene. A me mi importa fare sgommato. Basta. Basta, dice ormai io con la figa ho rinunciato totalmente. C'hai ragione, infatti tu stai sul canale proprio perché non ti fai scassare le palle dal gentil sesso che noi rispettiamo, adoriamo. Ciao Chiara, anche tua moglie si chiama Chiara. Va bene? Però a noi ragazzi ci piacciono i motori come prima cosa, poi viene tutto il resto. Assolutamente sì. E quindi proporrei di andarci a fare un bel giro con queste tre meraviglie. E ovviamente ragazzi, prima di andare ringraziamo i tre proprietari per averci dato questa opportunità, questa occasione. È semplicemente un piacere portarla. Tutto qui. Non serve. Potrei racchiudervi tutto quello che ho detto in questa frase. BMW, vero piacere di guida. Noi cerchiamo emozioni e l'E46 è una fabbrica di emozioni, già dai modelli più civili, ma l'M3 è il canto del cigno, veramente. Una multinazionale di emozioni.
motore estremamente elastico, lineare, che ti permette di arrivare a 7900 giri in un modo spettacolare. E la progressione dello sterzo, il carico che ha a tutte le velocità, mi fa innamorare di più di questa macchina. Ecco gli 8000 giri. Anche la staccata, leggermente un pelo prima, stiamo spostando 1600 kg. Quindi, ripeto, i freni sono un po' il difetto di questa macchina, ma poi quando esci dalle curve butti giù tutto. Qui, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Che macchina hanno fatto! Grandissime velocità e molto molto feeling, grande comfort. Senti questi puntatacco nel momento in cui andiamo ad attivare la modalità sport su questa BMW M3, che ha come miglior pregio la sua tendenza sovrasterzante, ma anche un avantreno granitico che ti permette di sentire attraverso questo sterzo estremamente diretto cosa succede lì davanti sull'asfalto. Ragazzi, qui parliamo di un progetto che non morirà mai. Questa è una macchina che, anche se poi la sua sorella minore, la E92 con il 4 litri aspirato, ha fatto parlare di sé, ma mai come quello che sta facendo questa qui nella storia della BMW, della divisione M, che hanno prodotto una roba che ad oggi esteticamente ha delle linee ancora moderne, senza tempo, e un motore che, ragazzi, è il motore più tempestoso mai prodotto da quegli ingegneri lì, e che a me fa letteralmente emozionare. È una macchina comoda ma senza filtri. Sentite che cosa succede agli 8000 giri con la BMW M3. E siamo ai 210 km orari, signori, e si toglie il cappello. Questa è una macchina che, quando avrò l'opportunità, ricomprerò. Forse me la compro proprio dal mio amico Marco. A proposito, ragazzi, quest'auto è in vendita ed è un gioiello di 79.000 km tenuto in maniera impeccabile. Vi lascio il link di Marco se lo volete comprare. Che dire, questo video termina qui, è stata una grande emozione. Ringrazio tutti e tre i proprietari delle macchine per averci dato l'opportunità di guidare un'auto che ha lasciato il segno nel mio cuore. Quindi grazie per la visione, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciateci 5.000 like e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! E ragazzi, mi raccomando, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, iscrivetevi al canale!